Ben ritrovati qui sulle fonti TV, stiamo per partire con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parliamo delle sfide di oggi per costruire il domani delle imprese, sfide che non mancano in questo momento particolare con l'arrivo della seconda ondata. Vedremo come le imprese stanno affrontando questa nuova emergenza sanitaria, quali gli strumenti a disposizione per superarla, soprattutto dal punto di vista chiaramente dell'organizzazione delle risorse umane. Grazie, come sempre, ai nostri ospiti. Bene, allora a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo ancora una volta dell'emergenza Covid. Siamo in piena emergenza per una seconda volta. Questa seconda ondata ha colpito sia l'Italia che il resto del mondo e quindi andremo a vedere come le imprese si stanno organizzando nella gestione delle risorse umane, tenendo conto appunto che la curva dei contagi ha imposto la chiusura di molte delle attività. E andremo anche a vedere quali sono gli aiuti, gli strumenti a disposizione degli imprenditori previsti nel decreto ristoro. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Vado a salutare Andrea Savoia dello studio legale Uniolex Stucchi e Partners, ben arrivato. Grazie. E il dottor Fabio Colombo di Innogy Italia, ben arrivato. Buongiorno, grazie a lei. Grazie. Io inizierei con l'avvocato Savoia. L'emergenza Covid, come già anticipato, ha avuto un impatto senza precedenti nella gestione delle risorse umane. Qual è stata la sfida che hanno dovuto affrontare le imprese nella loro quotidianità e quali saranno, insomma, le sfide future? Può accennarci qualcosa? Sì, certamente. Le sfide sono chiaramente le più varie per consentire, come dire, la continuazione dell'attività di impresa. In primis vengono in mente due estremi opposti, la gestione degli esuberi e la gestione dei picchi di produzione. Per la gestione degli esuberi sappiamo che appunto le imprese hanno dovuto fronteggiare il blocco dei licenziamenti per riorganizzazione per motivo oggettivo, sia a livello individuale che a livello collettivo. Ecco che allora le aziende che hanno dovuto comunque e voluto continuare ad affrontare questa problematica e quindi potersi riorganizzare, hanno avuto come unico valvola, come dire, di sfogo quella di raggiungere degli accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro oppure degli accordi collettivi, con il beneficio, in questo secondo caso, di poter far accedere ai lavoratori alla disoccupazione, alla NASPI, attraverso appunto la stipula di accordi con le organizzazioni aziendali, e questo sarà possibile ancora fino al 31 di gennaio del 2021. La gestione invece dei picchi di produzione chiaramente porta immediatamente all'emersione del ricorso ai contratti di tipo flessibile, quindi contratti a termine e contratti di somministrazione, oltre che eventualmente strumenti più articolati di gestione di questo tipo di problematiche, quali contratti di prossimità. I contratti a termine hanno avuto, come dire, hanno consentito alle imprese di potervi ricorrere in via causale attraverso delle norme introdotte con il decreto agosto, che ha consentito una proroga a causale fino a 12 mesi nell'ambito dei 24 complessivi. Per cui chi si trovava a dover esaurire magari i primi 12 mesi a causale ha potuto rinnovare. Ugualmente con la somministrazione, anche a tempo determinato, si è potuto superare anche il limite dei 24 mesi nei casi in cui il lavoratore sia stato assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. Altro appunto strumento importante, poco utilizzato, ma invece sarebbe estremamente importante in questa fase emergenziale, sarebbero i contratti di prossimità, cioè degli accordi stipulati a livello appunto aziendale con le organizzazioni sindacali, e che possono appunto consentire di derogare alle limitazioni della normativa di legge o alla normativa contrattuale in materia di organizzazione del lavoro, quindi di orari, per esempio, di lavoro, della disciplina dei contratti a termine, piuttosto appunto che dei livelli contrattuali.
Certamente però, oltre appunto a questo, la sfida delle aziende riguarda principalmente quello che è stato lo strumento principe che ha consentito di dare una leva di continuità alle imprese, e cioè lo smart working. Lo smart working finora è stato in prevalenza utilizzato come strumento appunto emergenziale per tutelare la salute dei dipendenti. E di fatto, dal punto di vista normativo, fino a fine anno si potrà continuare ad utilizzarlo senza la necessità di un accordo individuale con delle modalità di comunicazione semplificate. Tuttavia, sarebbe appunto assolutamente opportuno e raccomandabile, in questo momento ormai che è stato ampiamente testato da parte delle aziende, procedere in questa fase ad una pianificazione anche per il periodo successivo con una sottoscrizione appunto magari di un accordo quadro con i dipendenti che vada a regolare tutti quanti gli aspetti, compresa anche un'eventuale nuova fase emergenziale, in modo da poter coniugare sia le esigenze appunto dei dipendenti con le esigenze di una maggior produttività, un incremento appunto della produttività dell'azienda. Ecco, direi che queste principalmente sono le misure, oltre a quelle ovviamente della cassa integrazione, della disciplina del lockdown o dei ristori di tipo economico. La ringrazio. Io vorrei invece passare la palla, diciamo, al dottor Colombo. Volevo chiederle, ecco, visto che stiamo parlando di gestione delle risorse umane, dovuto appunto ad una necessità di rivedere un po' tutto questo aspetto per la seconda ondata Covid che ha colpito l'Italia e anche il resto del mondo. Voi come vi siete organizzati per far fronte a quest'ondata? Parlo proprio sotto il profilo della gestione delle risorse umane e quale sfide, insomma, state dovete affrontare nella vostra quotidianità. Sicuramente diciamo che rispetto ad altre realtà abbiamo avuto il vantaggio di essere partiti prima, nel senso avevamo già messo in piedi un sistema di smart working ormai da tempo, in precedenza con un home office, un telelavoro, dopodiché, dopo l'uscita dalla normativa abbiamo invece approvato un regolamento interno e abbiamo sottoscritto gli accordi individuali con i dipendenti. E quindi diciamo avevamo già una base su cui partire che ci permetteva di fare l'attività di smart working in una giornata a settimana per tutti i dipendenti. Quindi questo ci ha permesso quindi di essere già pronti prima che ci fossero diciamo, le chiusure. Noi avevamo già come azienda deciso di implementare uno smart working più spinto rispetto a quello che era la nostra. Il nostro regolamento e quindi avevamo già iniziato a chiedere ai lavoratori di lavorare da casa e lavorare da remoto. Ovviamente avevamo già dato loro gli strumenti, quindi sono tutti dotati di personal computer, di connessione e di strumenti per poter lavorare di remoto. Per cui da questo punto di vista diciamo siamo stati abbastanza fortunati rispetto ad altre realtà che sicuramente si sono trovati con un'incombenza nuova e con una modalità nuova di gestione. Ovviamente il fatto di lavorare da casa 5 giorni su 5 ha comportato sicuramente dei cambiamenti nelle modalità di lavoro, ma anche proprio una modalità di lavoro stessa direi differente. Il fatto solo di non recarsi in ufficio, di non avere contatti diretti con i colleghi, il fatto di quotidianamente guardo la mia agenda ed è una conference call via l'altra, sicuramente è cambiato il modo di approcciarsi anche per quanto riguarda i lavoratori. Quello che avevamo cercato di fare, diciamo, tra diciamo, il primo lockdown e il secondo lockdown, se così vogliamo definire i momenti storici, avevamo cercato di ricominciare a spingere i nostri collaboratori ad un rientro graduale in ufficio, perché riteniamo comunque che l'aspetto della presenza sia sicuramente un aspetto importante, perché ti permette di scambiare. La ringrazio. Io Grazie. volevo chiedere all'avvocato Savoia a proposito di decreto ristoro. Molte attività con questa seconda ondata, in base naturalmente alla curva dei contagi, sempre più in aumento, purtroppo in crescita, molte attività, come stavo dicendo, sono state chiuse per una seconda nuovamente. Quindi, quali sono gli strumenti o quantomeno i principali strumenti messi a disposizione a cui gli imprenditori possono far fronte, facendo riferimento al decreto ristoro? Un po' già le aveva accennato qualcosa già nella prima risposta, nella prima domanda che le ho fatto.
Allora, certamente direi che in aggiunta appunto alle 18 settimane di cassa integrazione Covid che erano state previste nel decreto agosto, nel decreto ristori si prevede un ulteriore periodo di 6 settimane che è fruibile fino al 31 di gennaio del 2021. Queste 6 settimane si aggiungono alle 18, tuttavia se c'è un periodo delle precedenti, come dire, 18 settimane che cade dal 15 di novembre al 31 di dicembre, questo periodo, appunto questo periodo che va dal 15 di novembre al 31 di dicembre va a ridurre quel periodo di 6 settimane aggiuntive. Questo cassa integrazione può essere tuttavia oggetto di una strategia da parte delle aziende per singola unità produttiva, nel senso che può darsi che per una unità produttiva appunto utilizzino la cassa integrazione Covid e magari in un'altra altri tipi di strumenti come l'esonero contributivo. Comunque questo è uno strumento che è, come dire, gratuito per le aziende queste 6 settimane nel caso in cui vi sia stata una perdita di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 superiore al 20%, altrimenti c'è un contributo che è del 9% oppure invece del 18% se non c'è stato nessun tipo di perdita di fatturato. Un altro strumento è quello appunto dell'esonero contributivo, quindi è consentito appunto alle aziende non appunto sostenere i costi della retribuzione previdenziale, ove chiaramente si trovino in una situazione di correttezza appunto di regolarità contributiva e per un numero di ore pari a quelle che sono state appunto utilizzate nel mese di giugno del 2019. Qui è interessante, come appunto accennavo, la possibilità appunto di una strategia diversificata per unità produttiva e la possibilità anche di un ripensamento, nel senso che si potrebbe appunto aver avviato un esonero contributivo per una unità produttiva e poi successivamente, come dire, abbandonarlo e optare per una cassa integrazione. Altro strumento che è stato, come dire, previsto è quello del blocco dei licenziamenti che si applica a tutti i datori di lavoro. Di fatto si tratta di un'estensione del precedente, come dire, blocco fino al 31 di gennaio. È stata aggiunta un'ulteriore ipotesi che riguarda i genitori degli under 16 che non possono utilizzare appunto lo smart working che altrimenti a loro è concesso e in questo caso possono appunto chiedere di non appunto lavorare e di non essere assoggettabili a procedure di licenziamento. Altre ipotesi appunto previste nel decreto ristori sono la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre 2020 e poi degli indennizzi economici. Questo è, diciamo, fondamentalmente il quadro riassuntivo delle misure. La ringrazio, Avvocato Savoia. Io un'ultima domanda veloce al Dottor Colombo. Voi invece quali strumenti, quali misure auspicate per poter superare questa seconda emergenza e poter guardare diciamo, ad una programmazione per il futuro? Sicuramente gli strumenti che sono stati messi in atto possono essere degli strumenti utili per la situazione contingente. Quello che ci aspettiamo è che, soprattutto per il futuro, vengano fatte delle pianificazioni non solo legate a situazioni emergenziali, ma a quello che è proprio la previsione anche di una modalità diversa di approcciare il mondo del lavoro. Sicuramente, lo diceva l'avvocato nel suo primo intervento, ci aspettiamo e ci auspichiamo che il legislatore provveda ad emanare una nuova normativa per quanto riguarda lo smart working, che si è rilevato essere uno strumento sicuramente importante in questi mesi. Quindi quello è, dal mio punto di vista, e rispetto all'azienda nella quale lavoro, l'aspetto principale. Quindi avere uno strumento che ci permetta di poter pianificare la gestione del lavoro in un modo diverso. Da qui ai prossimi anni, sicuramente questa situazione di emergenza ci ha insegnato che il mondo del lavoro è cambiato e molto probabilmente cambierà ancora. Quindi no, ci aspettiamo appunto, che il legislatore non insegua come ha fatto finora, ma cerchi di anticipare quelle che possono essere le sfide per le aziende del futuro e anche il modo di lavorare del futuro che deve essere sicuramente diverso da quello che è stato fino ad ora. Grazie al dottor Colombo. Allora a questo punto non mi resta che salutare i miei ospiti. Un saluto e un ringraziamento all'avvocato Savoia dello studio legale Unio Lex Stucchi & Partners. Grazie.
un ringraziamento naturalmente anche al dottor Fabio Colombo di InnoG Italia. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a lei, buongiorno, arrivederci. Grazie. Dunque, io vi chiedo di attendere pochi minuti di pubblicità e poi ritorneremo qui in studio con la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare delle sfide, che attendono le imprese per costruire il proprio futuro e lo facciamo parlando di formazione e innovazione digitale. Da un lato, infatti, le imprese sono chiamate oggi e nei prossimi mesi a specializzare sempre di più le proprie risorse per adeguarle ai nuovi modelli organizzativi e dall'altro resta chiaramente cruciale il nodo dell'innovazione digitale che diciamo che è esploso con purtroppo con l'inizio di questa pandemia. Continuiamo a parlare di questi argomenti grazie ai nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Andrea Savoia, partner di Uniolex Stucchi & Partners, ancora con noi. Buongiorno e Grazie, benvenuto. buongiorno anche a voi. In collegamento e il dottor Gianluca Dardato, HR Director Esaote. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Ecco, Buongiorno a voi. avvocato Savoia, io parto da lei e le chiedo appunto, le imprese per adeguarsi ai nuovi modelli organizzativi hanno dovuto sostenere o comunque stanno sostenendo degli investimenti dal punto di vista della formazione. E nei prossimi mesi la domanda è quanto conteranno effettivamente questi investimenti e quale sarà poi il ritorno anche per le imprese? Prego. Il nodo della formazione è un nodo cruciale nell'economia italiana. D'altronde sappiamo dai dati Eurostat come l'offerta di lavoro in Italia sia sensibilmente più debole rispetto al resto appunto dell'Europa, in particolare quella settentrionale. Abbiamo un basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro, cioè la somma di coloro che cercano lavoro insieme a coloro che sono occupati rispetto al totale delle persone appunto attive in età del lavoro. Abbiamo la durata della vita lavorativa che è tra le più basse in Europa e quindi le ore anche lavorative pro capite sono basse rispetto alla media europea, così come la crescita di produttività per ora lavorata è la più bassa in Europa. E il motivo di questo è innanzitutto la scarsa preparazione professionale e questo mismatch, cioè il disallineamento tra la formazione e il mercato del lavoro. D'altronde il mismatch pesa sulla produttività mondiale, secondo una ricerca fatta da Boston Consulting Group, nell'ordine del 6% prima della pandemia. Cosa che è aumentata, questa sorta di tassa occulta per le imprese tra l'8 e l'11%. E d'altronde, quindi, ne è causa il cosiddetto doppio binario. Da una parte ci sono delle aziende che sono in rapida trasformazione continua, con hard skills che diventano rapidamente obsolete, con nuove professioni che nascono continuamente, dall'altra invece abbiamo un mondo dell'istruzione e della formazione che è molto più lento, poco diversificato rispetto alle reali esigenze dell'impresa. È modellata ancora secondo un principio obsoleto di preparare gli studenti ad affrontare un solo e preciso lavoro per tutta la vita professionale. Ecco, di fronte a questo, devo dire che però ho aumentato sicuramente la sensibilità, in primis l'esigenza delle aziende, la consapevolezza della centralità delle risorse appunto formate e competenti, sia una certa sensibilità a livello istituzionale. Che cosa si traduce tutto ciò? Lo vediamo in tre, come dire, aspetti e dinamiche di investimento sulla formazione. Uno è il Fondo Nuove Competenze, che è stato appunto varato con il decreto rilancio e che poi è stato rifinanziato, con il decreto agosto. Il secondo sono i fondi di formazione paritetici interprofessionali e poi gli altri sono invece i fondi di formazione del personale temporaneo in somministrazione. Per quanto riguarda il Fondo Nuove Competenze, si tratta di un tesoretto di 730 milioni di euro, che possono andare a finanziare una riduzione delle ore di lavoro, attraverso degli accordi, sindacali che siano stipulati a livello aziendale o a livello territoriale, attraverso i quali sostanzialmente le aziende riducono, un po' l'orario di lavoro del lavoratore e quella, differenziale viene destinato ad attività formativa, fino a 250 ore per ciascun dipendente, nell'ambito di un progetto di formazione che deve andare, come dire, ad incrementare il livello professionale del lavoratore.
lavoratore, sulla base di quanto stabilito nell'accordo appunto sindacale e sulla base dei progetti. Le domande devono essere presentate all'ANPAL e l'attività formativa deve avviarsi entro il 31 dicembre. Questo che chiaramente significa chiaramente dover estremamente correre per le aziende che vogliono cercare di partecipare a quello che residua di questo fondo, perché occorre dirlo che è un fondo, come dire, ad esaurimento e secondo, come dire, il principio di chi primo arriva, come dire, meglio alloggia, chi primi viene, nel senso che si segue appunto l'ordine di presentazione delle domande. Dopodiché c'è tutto un procedimento di vaglio del progetto con una richiesta delle regioni. Beh, però questi progetti devono poi partire di formazione entro il 31 di dicembre. Diventa però sicuramente un'occasione anche per, come un'opzione rispetto al ricorso, per esempio, ad una riduzione del lavoro come cassa integrazione, perché comunque il lavoratore che poi viene dedicato all'attività di formazione non perde retribuzione, non perde neppure la contribuzione. Altre opportunità, come dicevo, sono i fondi paritetici interprofessionali, che sono delle associazioni sostanzialmente che sono promosse dalle parti sociali sulla base di accordi interconfederali. Anche in questo caso il datore di lavoro non sostiene alcun costo e lo 0,30% della contribuzione che dovrebbe pagare all'INPS per la disoccupazione involontaria che viene destinato a questo fondo interprofessionale. La scelta è annuale ed è proprio il caso, risulta molto conveniente per le aziende effettuarla, perché poi possono destinare appunto quei fondi alla loro formazione. Una terza strada è quella di sfruttare la somministrazione di lavoro, cioè selezionare magari dei lavoratori, farli formare, come dire, a spese del fondo di formazione delle agenzie di somministrazione e poi poterli anche testare in una sorta di prova. Questo diventa chiaramente un utilizzo, come dire, intelligente di questo strumento, che comunque abbiamo visto prima ci dà degli spazi di flessibilità maggiori anche dei contratti di lavoro a tempo determinato. Certo, quindi insomma gli strumenti non mancano per sopperire a queste esigenze. Tra l'altro l'esigenza particolare delle imprese di trovare sul mercato delle risorse specializzate in determinati ambiti e poi fare fatica proprio anche a ritrovarle è un problema che appartiene anche all'epoca pre-Covid, insomma, per parlare appunto di epoche che ormai sembrano passate da diverso tempo. Ecco, dottor Tardato, voi invece come vi state relazionando con questa opportunità, diciamo, della formazione? Ricordiamo che Esaote rappresenta un'impresa di eccellenza nell'ambito dell'innovazione per quanto riguarda gli strumenti biomedicali, quindi in un settore direi chiave in questo momento, che è quello della sanità. Prego. Sì, direi che anche per noi la formazione riveste assolutamente un ruolo di primaria importanza. Oggi tutte le organizzazioni necessariamente devono diventare più flessibili. Esaote, ancora prima della pandemia, aveva intrapreso un percorso verso la smart organization che fondamentalmente si basa su tre concetti fondamentali. Quello di accountability, quindi maggiore responsabilizzazione da parte di tutti i lavoratori, quello di delega e il concetto di un trust reciproco tra azienda e lavoratori. Un patto che deve trovare un giusto compromesso e sinergia nel tentativo di raggiungere una maggiore produttività e dall'altra parte un miglioramento del work-life balance del singolo lavoratore. Cosa abbiamo fatto per accompagnare questo processo di change management? Abbiamo intrapreso importanti iniziative formative, partendo innanzitutto dagli head of function e successivamente andando a cascata sui middle manager. Non ci siamo fermati qui perché poi la formazione ha coinvolto tutti i lavoratori sulla tematica dello smart working, che rappresenta un di cui del concetto più ampio di smart organization. Quello che è cambiato durante l'anno è che ovviamente la prima parte, le prime sessioni formative le abbiamo impostate sulla presenza fisica e successivamente siamo stati come tutti costretti a proseguire le nostre attività formative in modalità remota. E sicuramente questo è una caratteristica che probabilmente
contraddistinguerà sempre di più anche in futuro l'approccio delle aziende alla formazione. C'è anche da dire che proprio causa la pandemia e quindi la necessità di dover trasferire la formazione dalla presenza fisica a un'attività di remoto ha probabilmente fatto venire meno alcune attività più propriamente di team building che invece richiedono la presenza tra di loro dei lavoratori e consentono maggiormente uno scambio di socialità e di relazione. Detto ciò, credo anche che un altro elemento come importante, ricollegandomi anche a quello che diceva l'avvocato Savoia, è la formazione che le aziende dovranno dedicare, e noi è una cosa che abbiamo in programma, in realtà l'avevamo già in programma nel 2020, ma abbiamo dovuto rimandare al 2021, perché uno degli obiettivi prioritari in questo momento di Esaote è quello di andare a crescere i talenti interni sulle funzioni che sono considerate strategiche per la nostra organizzazione, quindi andando a reclutare direttamente i talenti nelle università e poi proporre loro dei percorsi formativi della durata di circa 6 mesi, un anno, trasversali all'interno dell'organizzazione, al fine proprio di andare a crearci in casa quelle professionalità che sul mercato diventa sempre più difficile riuscire a recuperare. Certo, quindi insomma formare i talenti in casa sicuramente è la strada privilegiata anche appunto nel prossimo futuro da parte delle imprese. Avvocato, torno da lei e le chiedo, mi concentrerei adesso proprio sull'importanza dell'innovazione digitale che appunto cercando di capire come è entrata anche nella vita proprio degli HR manager e quindi che tipo di dialogo deve essere diciamo creato tra la parte HR di un'impresa e la parte diciamo di information technology. Prego. Certo, allora sicuramente l'emergenza Covid ha stravolto la vita delle aziende come la quotidianità di tutti quanti noi. Il digitale ha giocato sostanzialmente la leva della continuità della vita aziendale e ha portato, come dire, comunque a tutta una serie di consapevolezze. La prima è che la digitalizzazione non è soltanto la gestione dell'attività lavorativa da remoto, ma invece un processo più profondo che pervade ogni aspetto, voglio dire, della vita dell'azienda e ad esempio che si sostanza nella estrazione di valore dai dati. E una seconda cosa, l'importanza della capacità di adattamento delle aziende, quindi vediamo appunto grandi player nazionali come anche appunto Esaote che fanno dei progetti appunto strategici volti a modificare la loro organizzazione per renderla più resiliente, per renderla più competitiva, per renderla più, come dire, attraente anche sul mercato. La terza aspetto è sicuramente la priorità di investimento nelle nuove tecnologie come catalizzatore appunto di cambiamento e quindi diventano irrinunciabili quello magari come prima non si correva, quindi il cloud, l'edge, il 5G piuttosto che la cyber security. Sicuramente c'è anche resterà lo spazio, come dire, fisico, però cambierà, diventerà più digitale, più multicanale e così come cambieranno anche le città. Ecco, di fronte a tutti questi cambiamenti, l'HR, l'HR appunto manager, come si deve rapportare rispetto, come dire, all'IT e alla sua platea? Deve cercare probabilmente di coniugare l'innovazione con una maggiore educazione digitale. E questa educazione digitale non può che non, come dire, trasferirsi nell'adozione di specifiche policy. Policy che riguardano sia l'utilizzo degli strumenti appunto aziendali, innanzitutto quelli appunto informatici, ma non solo, sia in una tutela dell'immagine aziendale e della reputazione aziendale. Sotto il primo profilo, quindi, sono diverse le finalità. Quindi, innanzitutto occorre andare a effettuare una mappatura dei rischi per prevenire i rischi, per comprendere quali sono appunto i rischi delle potenziali azioni, come dire, dannose, magari anche inconsapevoli dei lavoratori nell'utilizzo degli strumenti, ma che non sono soltanto appunto il telefono o l'email, ma anche l'accesso dei social, sia a livello individuale sia a livello professionale.
Quindi la soluzione qual è? È quella di effettuare una adeguata appunto mappatura dei rischi e una definizione dei comportamenti chiari, una educazione, quindi una formazione dei dipendenti rispetto alla, per esempio all'utilizzo e al riferimento all'azienda, appunto al nome dell'azienda nei propri profili social individuali o anche quelli professionali appunto di LinkedIn, perché anche questi possono portare ad come dire, danneggiare in via indiretta l'azienda anche attraverso, non so, un semplice like, e comunque una manifestazione di un orientamento, di un convincimento che rapportato poi all'azienda può essere appunto dannoso nei confronti del. E tutto ciò poi deve essere chiaramente, questa policy, valutato in termini di compatibilità con l'aspetto appunto contrattuale e legale, in primis sui controlli a distanza. Altro aspetto ancora, e concludo, è quello della appunto tutela dell'immagine, quindi aziendale. Quindi l'azienda dovrà, come dire, presiedere attraverso le funzioni HR, legal e probabilmente appunto di gestione appunto di marketing i propri profili social, per poi andare a valutare quali sono gli eventuali appunto azioni da parte appunto di terzi che possano essere lesive in quanto eccedenti un limite di continenza formale rispetto alla critica. Quindi poi intervenire in modo autorevole, invitando magari ad un confronto privato con il soggetto che ha espresso magari un post in termini negativi, e nei casi in cui siano illegittimi andare, come dire, a rimuoverli oppure chiedere alla piattaforma di cancellare o addirittura di bloccare appunto l'utente sgradito. Comunque ci sono anche dei precedenti recenti di giurisprudenza sul punto. Certo, quindi innovazione come vista anche come arma a doppio taglio, nel senso che da un lato può aiutare l'impresa nella crescita e nello sviluppo degli obiettivi futuri, dall'altro però ci sono evidentemente nuovi rischi che vanno valutati. Dottor Dardato, io le chiedo come è cambiato il suo rapporto con la parte IT e come state affrontando questa sfida che riguarda appunto l'innovazione tecnologica. Ma devo dire che oggi non c'è processo HR che non passi attraverso una crescita della digitalizzazione. La digitalizzazione deve servire come strumento di accompagnamento al cambiamento culturale, toccando tutti gli aspetti HR. Quindi parliamo di aumento della produttività, modalità e analisi del dato, su come andare a monitorare e a creare le metriche per rendersi conto e realizzare effettivamente quanto la produttività aziendale è aumentata, andare a misurare le performance dei lavoratori. Parliamo di digitalizzazione, come dicevamo prima, connessa a interventi formativi e aspetto ancora più importante è quello della comunicazione, comunicazione che abbiamo già iniziato a sperimentare attraverso una modalità che è cambiata nel corso della pandemia, quindi quali sono gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, che non sono soltanto il cellulare, ma banalmente la semplice mail, un utilizzo della mail più appropriata che passa probabilmente attraverso anche la creazione e la stesura di policy specifiche. Un'iniziativa come Zaote che stiamo portando avanti, lo stiamo facendo a livello worldwide, è quella di aver creato un catalogo dal nome simpatico iTeacher, che servirà proprio per mettere in condizione tutti i dipendenti di Esaote di ricevere della formazione specificatamente sulle tematiche IT, quindi sulle applicazioni da utilizzare, sulla sicurezza e anche sulla comunicazione, quindi su come si possono utilizzare al meglio tutti gli strumenti IT che abbiamo a disposizione, ma che spesso e volentieri non sappiamo come renderli efficienti e come utilizzarli in modo efficiente al 100%. Certo, e qui insomma ritorna il tema dell'importanza della formazione interna, anche chiaramente legata alle nuove tecnologie. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi e per gli interessanti spunti che ci avete dato, e ringrazio l'avvocato Andrea Savoia, partner Uniolex. Grazie a voi. E il dottor Gianluca Dardato, HR Director Esaote. Grazie anche a lei per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie anche. Grazie.
Grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.